Salve gente, nuovo video finale del Conquweather Full HD, quindi andiamo a vedere cosa troverete nella cartella di Google Drive. Eccolo qui, lo vedete a schermo. Allora, troverete i conchi, questi, e ovviamente la cartella punto conchi, una cartella di guida per dirvi quali conchi caricano cosa, e questo file qui. Allora, i conchi li abbiamo già visti. Dentro la cartella .conchi c'è la cartella font per installare alcuni font, la cartella moon dove c'è il progetto del conchi moon, e poi c'è la cartella weather dove c'è la cartella compass che si occupa della rosa dei venti, la cartella open weather map dove troverete la cartella del today con tutti i file, la cartella del forecast con tutti i file, le icone che sono usate dal sistema. Queste sono le icone di default che usa Open Weather Map. Poi troverete la cartella mappa, dove avrete appunto la mappa che vi ho spiegato nell'altro video, e la cartella Earthquake. Poi all'interno della cartella guida troverete delle immagini che vi diranno quali conchi potete aprire. Allora, questo file qui, vedete, seguite il mouse, apre questo conchi, questo file qui, il nome di questo file qui, apre questo conchi, e così via per ogni conchi. Poi c'è questo file qui. Dunque, per caricare tutti questi conchi avete due opzioni: o per ogni conchi, ovvero questi file qui, lo aggiungete nella vostra, andate nelle preferenze, impostazioni, ovviamente sarà diverso nella vostra distro, comunque più o meno il concetto è quello. Nell'avvio automatico, vedete qui, avvio automatico globale, vedete tutte le applicazioni che voi potete avviare quando si carica il sistema. Voi aggiungete per ogni conchi quello che dovete aggiungere praticamente. Se li volete tutti e 10, tutti e 10, se ne volete 3, solo 3. Praticamente aggiungete, fate clic su aggiungi, ecco qui, si aprirà il nome che volete mettere, quello che volete voi, e il comando per l'apertura. Per farvi capire, questo qui è il conchi RC di default che uso io, fate chiamato conchi RC, e qui si mette il comando come quello che mettete nel terminale per aprirlo. Lo fate per ogni conchi, e poi chiudete, e riavviate la sessione e dovrebbe caricarvi il tutto. Oppure, invece di farlo 10 volte, potete fare la stessa cosa con questo file qui, ovvero aggiungete nelle impostazioni di avvio automatico questo file. È un file, vedete, di una shell di script, uno script di una shell, e quindi lo avviate, scrivete sotto il comando per avviare gli script shell, e all'interno di questo file, vedete, c'è l'avvio automatico di tutti i conchi. Non dovete nemmeno mettere la vostra home, perché $home/ il vostro nome della home è preso in automatico, e quindi questo vi avvierà tutti i conchi. Anche qui, se non volete qualcuno, basta cancellare la riga e salvare. Questo è quanto per quanto riguarda l'avvio dei conchi. Allora, noi eravamo rimasti così, come vedete a schermo. Tutti i conchi operativi li ho sistemati un po' meglio, come vedete c'è sulla sinistra il monitor, in basso a destra la luna, in alto a destra il today più l'air pollution, in centro c'è tutto il forecast, in centro a sinistra ci sono le due fasce, quindi vedete una in alto quella della la mappa e quella sotto dei terremoti. Eccolo qui. E poi qui in centro a destra vedete i due conchi che si occupano dei terremoti, quello più a destra, che è un conchi puro, e questo qui a sinistra che è un altro file Python. Allora, per quanto riguarda le trasparenze del conchi, come ho già detto, ha delle pseudo trasparenze, quindi dovete vedere se la vostra distro Linux ha installato un compositor per le trasparenze oppure no. Se non ce l'ha, dovete giocare con i parametri del conchi per vedere cosa ottenete. Non è detto che otteniate qualcosa. Allora, apriamo un conchi giusto per vedere. Eccolo qui. I parametri di solito che si usano per giocare sulle trasparenze del conchi sono. Allora, un momento che li trovo, eccoli qui, Run Windows RGB Visual, che in questo caso è impostato a true. Senza compositor nella vostra distro dovreste impostarlo a false. Potrebbe anche questo essere un altro parametro da modificare, questo qui potrebbe essere un altro, anche questo potrebbe essere un altro, Run Windows Transparent e questo qui, Run Windows Type. Dovete cercare in rete e digitare sia in inglese sia in italiano, per esempio, non so, conchi trasparenza senza compositor o conchi transparencies without compositor, cose del genere, per vedere se ci sono degli aiuti che vi possono
appunto servire per vedere se il Conky modifica la sua trasparenza in assenza di un composito. Allora, adesso vediamo però cambiando l'immagine di sfondo. Adesso è tutto nero perché io di solito uso uno sfondo nero. Proviamo a metterlo bianco. Ecco, vedete che il Conky infatti mantiene per le sue finestre lo sfondo nero. Infatti, se non avete un composito, come ho già detto prima, dovete giocare su alcuni parametri del Conky e vedere se ottenete qualcosa. Se invece avete un composito, la cosa cambia. Io adesso attivo il mio composito e riavvio il Conky perché devo riavviarlo per forza e ci vediamo fra un po'. Ok, gente, sono tornato. Come vedete, il Conky l'ho riavviato con il compositor delle trasparenze, quindi adesso vedete è tutto nero, però si vede in sottofondo l'immagine. Ho portato qualche modifica qui, dove vedete il mouse che si muove, perché erano sovrapposti a quella sopra e erano sovrapposti tra loro due questi qui, quindi adesso li ho sistemati un po' così vedete meglio. Quindi adesso proviamo a cambiare lo sfondo per vedere la trasparenza come funziona. Allora, cambio l'immagine. Ecco, vedete. Allora, le ho lasciati volutamente così per farvi vedere le varie trasparenze. Quindi, sull'estrema sinistra vedete il Conky di sistema che è totalmente trasparente. Infatti, le scritte bianche non si vedono. Il Conky Mu invece è tutto nero. Il Conky Weather, inteso come il Today, il Forecast e quelli dei terremoti, sono semi-trasparenti. Infatti, si vede sotto. Perché? Perché ogni Conky ha avuto dei settaggi diversi. Infatti, se noi apriamo il Conky di sistema, quello di sinistra, apriamo il file, adesso ve lo mostro. Vedete che ho attivato, che è attivo, insomma, ve lo mostro, e dopo magari qualcuno dice che non è attivo il compositor. Io come composito standard ho LXQT, quindi avevo Compton, che poi ha switchato con Picom, ma non funziona un cazzo perché da quando hanno switchato non funziona più, quindi ho attivato come vedete Keywin per X12, che è un compositor standalone, quindi se volete potete installare anche quello. Quindi abbiamo detto, vedete a sinistra il monitor di sistema che è totalmente trasparente, infatti il bianco non si vede perché qui è settato con On Window Transparent True, ovvero il Conky usa le sue trasparenze 100% trasparente, non si vede niente. Il Conky, il Forecast, adesso vi apro il file del Forecast. Eccolo qui, lo vedete che è semi-trasparente, infatti cosa ho aperto? No, ho aperto il Mu, scusate, allora, eccolo qui, vedete che On Window Transparent invece è settato su False, infatti il Conky Forecast usa questi parametri qui, RGB settato sul valore di 200, se voi abbassate o diminuite questo valore, che può andare da 0 a 255, ve l'ho scritto qui come commento, voi modificate la trasparenza del Conky. Il Conky Moon è tutto nero, andiamo a vedere perché. Eccolo qui. Allora, On Windows Transparent, False. Infatti non usa la sua trasparenza. Se voi volete modificare quei parametri, la trasparenza del Conky Moon, dovete inserire l'istruzione del RGB. Vediamo se è inserita, perché come ho detto non è un mio progetto questo Conky Moon. No, non è inserita. Quindi potete fare un copia e incolla da un altro Conky, eccolo qui, queste sono le istruzioni, e inserirla per variare la trasparenza. Ecco qui, adesso vedete che anche il Conky Moon è diventato trasparente come gli altri, perché? Perché aveva la trasparenza settata a false e quindi non sapeva come trasparire, tra virgolette. Quindi abbiamo aggiunto queste due istruzioni, usare l'RGB Visual e il valore. E quindi adesso è diventato trasparente come gli altri. Ecco, vedete adesso sulla sinistra che anche il Conky di sistema è diventato semi-trasparente. Perché? Perché abbiamo sostituito il valore false, scusate, il valore true con il valore false. Infatti adesso utilizza questa trasparenza qua, che voi potete modificare con un valore da 0 a 255. Ok, proviamo a cambiare un'immagine ancora una volta per vedere. Mettiamo questa. Applica. Eccolo qui, vedete. L'immagine si vede ovunque, ovviamente in base al grado di trasparenza che settate.
Bene, quindi per il progetto è tutto. Se ci sono problemi, lasciate un commento, magari se sono in grado provo a risolverli. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!